Bella raga dal vostro Zed Castle, welcome back alle video recensioni del Trono del Re. Boom! Iscrivetevi al canale, boom! Attivate la campanellina, sapete cosa fare per non perdervi neanche un video della vostra rubrica preferita. La vostra rubrica preferita. Ok ragazzi, il fumetto di cui vi parlo oggi è il nuovo di Giacomo Cason, Bevi l'acqua, troppo facile amarti in vacanza, pubblicato da Bao Publishing. Boom! 42. Troppo facile amarti in vacanza è la nuova graphic novel, o il nuovo graphic novel, di Giacomo Cason, Bevi l'acqua, per Bao Publishing, a distanza di 5 anni dal precedente Il suono del mondo a memoria. Ed è un fumetto decisamente molto incazzato. L'autore di A Panda Piace, Attica e molto altro ancora è di certo uno dei nomi più importanti e popolari dell'attuale panorama fumettistico nazionale, quindi sicuramente questa è un'uscita decisamente attesa, ma è anche un'uscita così intensa che devo ammettere mi ha spiazzato. Inizialmente l'ho addirittura travisata, per poi tornare alla lucidità dopo una seconda lettura e una chiacchierata anche con l'autore. Il libro si apre con un'Italia che sembra essere andata oltre. Una sorta di inizio di apocalisse, vedete? Un Colosseo praticamente in declino, una città che sembra quasi abbandonata a se stessa. Proprio un inizio di apocalisse più che non apocalisse vera e propria. Linda B è la protagonista di questo viaggio, già perché lei sta lasciando la sua casa. Aperta, la lascia aperta per chiunque voglia usufruirne. Armata di zaino in compagnia del suo cane Follia, si lascia tutto alle spalle, radicalmente, lasciando un biglietto attaccato alla porta. Una lettera dura peraltro, incazzata, dice che questa non è più la sua Italia, non è il posto in cui intende rimanere e quindi inizierà un viaggio che partirà da sud verso nord, o meglio addirittura da Roma verso addirittura fino a Levico Terme e ancora più su, in quello che si potrebbe definire quasi un viaggio iniziatico, un cammino ciclico dell'eroe attraverso diverse tappe e diversi incontri che rappresentano tutte delle diverse prove da superare. Un cammino ciclico, dicevo, più importante sicuramente della partenza e anche della meta stessa. È un viaggio in 7 tappe, 6 più 1 a dire la verità, come i peccati capitali, che tra l'altro si riconoscono perfettamente negli individui che la nostra Linda incontrerà lungo il suo cammino. Eppure, come scritto nella lettera di cui vi dicevo poc'anzi, dalle cose che si amano ci si allontana sempre in maniera lenta. Inizialmente il viaggio sembra un concreto e definitivo addio della protagonista al brutto esasperato del nostro paese, ma più si procede con la lettura e più il personaggio di Aman, ricorrente nei flashback e nell'evoluzione poi della stessa Linda, ci faranno capire che tutto sembra più in realtà una disperata richiesta d'aiuto, un voler ritornare ad una meritata normalità, ad un equilibrio, più che una fuga vera e propria. Perché l'Italia di questo libro è una fotografia di tanti, troppi aspetti negativi che emergono sempre più spesso nella nostra società. Disequilibrio sociale ed economico, intolleranza, razzismo, invidia, assecondamento dei più bassi istinti, questo dilagare di un certo tipo di estremismo di destra, fatto di finti valori, bugie. La denuncia e l'invettiva di Giacomo Bevi l'acqua all'interno del suo libro sono realmente molto intense. Per quanto sia tutto grottescamente esasperato e narrato con toni volutamente da fiaba e che non nascondono alcuni risvolti misteriosi, magici, che collegano l'opera peraltro agli altri lavori dell'artista come Attica e come Il suono del mondo a memoria, non possiamo far finta di niente. In Italia, ma non solo, in tutto il mondo vediamo i prodromi di questa estremizzazione che sta caratterizzando la nostra società. Invece dovremmo essere in un'epoca di nuovo e rinnovato illuminismo. Cazzo, ci si vergogna realmente a vedere le brutture, le nostre brutture, così apertamente. La stessa protagonista è così impegnata a fuggire lontano da non accorgersi subito del bello che ancora rimane nel nostro paese, nella nostra società. Vi ho detto che lo avevo travisato inizialmente, ed è vero, mi sembrava quasi un accorato grido dell'autore che in maniera quasi autobiografica diceva a tutti basta, usando il personaggio di Linda B come mezzo. Mi sono rotto le palle di destra estrema, omofobi, opinionisti senza alcuna esperienza, della diseguaglianza, del razzismo, andate tutti a fanculo.
E invece no, per fortuna Giacomo Bevilacqua non ha alcuna intenzione di smettere, anzi sta vivendo un periodo anche particolarmente florido a livello personale e anche fruttuoso. Però l'intensità con cui ha manifestato il suo sdegno per il corso degli eventi, diciamo che stiamo vivendo e poi descritti qui all'interno del libro, mi aveva veramente fatto intendere dell'altro. Per fortuna poi ci ho parlato con l'artista e effettivamente sono riuscito a capire anche molto meglio il libro. Comunque un altro particolare eccellente è quello di aver suddiviso i capitoli con una colonna sonora. Ogni capitolo del libro viene inserita una canzone adeguata alla lettura e se scegliamo di dar retta all'autore in questo senso, veniamo arricchiti da un'esperienza di lettura assolutamente molto intensa ed ispirata. Anche se un po' del merito va anche al padre di Bevilacqua, che ha avuto un'intuizione importantissima per la stesura finale, che poi è stato anche riconosciuto. Disegnato in maniera morbida, delicata, come ci ha abituato Bevilacqua, piacevolissima alla vista e apprezzabilissimo nella riproduzione anche delle varie architetture di città come Roma, Firenze e Ravenna. Molto, molto bene davvero. Credo che lo amerete, anche se toccherà qualcosa nel vostro profondo, magari facendovi riflettere, magari anche provocandovi un po', perché no? Grande Giacomo Bevilacqua, una persona dalla simpatia assolutamente travolgente, capace però di grandissima profondità narrativa e comunicativa. Veramente un bel libro, Troppo facile amarti in vacanza, di Giacomo Cason Bevilacqua, costa 21 euro ed è pubblicato da Bao Publishing. Mi raccomando, lasciate un bel like sotto questo video, condividetelo, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao!